Welcome back, signore e signori. Siamo tornati qua su Dark Souls. E come potete vedere ho 55.000 anime. Per quale motivo vi starete chiedendo voi? Perché diciamo che ho farmato un pochino. Ho fatto qualche cooperativa in giro con la pietra bianca che ho preso da Pate. E ho aiutato qualche persona in giro a fare l'ultimo gigante. E sono riuscito ad arrivare a prendere tutte queste anime. Ho anche fatto un po' di backtracking e ho scoperto qualche cosettina in più. Per esempio l'anello della cloranzia. E poi ho preso anche l'anello vitale, che era, se non erro, uno dei doni che potevamo scegliere all'inizio. Vediamo un pochino. Mi è stato detto dal signorino Alex Chaos, che ha già finito Dark Souls 2 molto prima di me, che l'adattabilità mi dà i frame di invincibilità, oltre che equilibrio, come sto vedendo qua. Quindi l'adattabilità sarà da portare su il prima possibile. Ok, confermiamo così. Al momento sono molto più curioso di sapere cosa c'è qua. Quindi vediamo un attimino prima cosa c'è qua. Poi se è tanto possiamo tornare direttamente a uno di questi due falò e tentare di sconfiggere quella viverna. Antica alabarda da cavaliere. Bella, no, non mi dispiacerebbe avere una alabarda. Non le ho mai usate su un Souls. Oh, ma ciao. Ci conosciamo bene noi, vero? Ah, muore subitissimo però. C'è gente che mi stava chiedendo comunque sia di non tagliare gli episodi. Però ragazzi, io già 10-15 minuti di video sono oltre un giga e mezzo di file renderizzato. Quindi purtroppo, signori miei, non posso farci niente su questo. Devo per forza tagliare. Se non volete, a meno che non volete episodi da 10 minuti l'uno, e arriviamo all'episodio 4000 e via. Ma non è il massimo. Un porto, pontile desolato. Che figo. Cazzo, bello. Fermo del fantevoto. Non stiamo trovando molte molte armature fighe, ecco. Mi piacerebbe trovare qualcosina di bello. Non trovo niente. Oddio. E tu? Sono spaventatissimo. Ma stiamo scherzando? Sono spaventato seriamente. Ah, una vecchia conoscenza. Sta cominciando. Allora, lui, perché parla al maschile, quindi credo sia lui, anche se la voce è femminile. Lui sta cominciando già a dimenticare chi è, cosa sta facendo, eccetera. Quindi sì, ragazzi, sì, li stiamo spaccando. Letteralmente spaccando. E questo? Oh, porca. Fuoco. Fuoco e fiamme. Va bene. No, non lo sapevo. Ah, vabbè, anch'io sono pirla. Ho la spada di fuoco. Cosa mi metto a distruggere barili così? Rischio di farmi esplodere. Quello ha tirato una bomba con niente. Che cazzo sono ste robe? Madonnina. Cosa sono ste robe? Ok, quello era il sanguinamento. Figo, col sanguinamento si sente anche il battito del cuore. Molto bello. È vero che potrei stare lì a guardare se lo... Oh, ciao. Tutta l'armatura del brigante. È vero che potrei stare lì a controllare se respiro o meno il baule, però non c'ho proprio voglia. Non male però, sono un pochino più leggeri. No, non mi dispiace come set momentaneo. Guardate quanto è figo. Chi è che sta bevendo? Ragazzi, io ho sentito bere prima. Sento qualcuno sorseggiare roba. Quindi devo... Qua dentro? Ah! Non posso aprire però. Chi è? Onda di forza! Miracolo! Dovrebbe essere un miracolo. Non cadere. Ok. Ha un colorito Allora, aspetta. Mi sta venendo un'idea molto malsana, ma secondo me funziona.
No? Speravo si accendesse, vi giuro. Speravo si accendesse. Invece no. Ok. Vabbè, stavolta ho sbagliato, scusatemi. Brutta anche. Eccolo là, punto. E la madonna, ma quanto sei forte. Resisto. No! Oh. Ok. Ok, guardate come sono messo. Bene. E poi pirla, ho guarigione. Perché sto premendo quelle robe là? Vai, tieni. Posso curare. Quando non sono in combattimento posso curarmi così. L'ho fatta apposta. Al momento sono i nemici più forti in sta zona. Ma basta! Zero mimic per adesso. Spadone. Ok. Già qualcosa che mi... Merda! Wow! Mi ha fatto malissimo! Wow, ok. Talismano d'argento. Lo spadone di Gatsu questo, ma che è? E la possiamo usare a due mani però. Madò. Bellissimo. Oh. Non c'ho voglia di mettermi il binocolo, ragazzi. Ecco perché ho preso l'arco, ma... La nave arriva in porto. E non abbiamo trovato la strada per quel tizio che si abbeverava. È qua sotto? Classico, classico dei Souls, dai. Bella così però. Ci apriamo una specie di shortcut. E questo è... Si vedeva che non era un nemico. Che non era un nemico. Per quello sono entrato tranquillo. Però chi è? Lui è Gavlan. Aumenta l'equilibrio. Oh. Meniti. Ok. Volevo comprargli solo l'anello. Wow. Chi è questo? Che cavolo è? No, avvelenati. Porca Eva. Vabbè, visto che sono avvelenato, facciamo così. Ho qualcosina. Resistenza avvelenamento. Ci muoio adesso, guarda. Non ho roba che mi toglie l'avvelenamento. Sì, ce l'avevo, aspetta. Ok, usa. Prima di morirci. Luca Tieldimir. Vedete, io mi sa che lo evoco. Lo evoco adesso. Per forza, voglio... È probabile che sia una quest, la sua. Quindi Luca Tiel... Luca Tiel, vabbè, lei è lui. E tu? E tu chi sei? I see light. I am Carillion. And I've no interest in the magic. Ah, ecco lui. Ok, se sei uno stregone tipo Logan, praticamente. Ah, quelli li abbiamo già visti. E questi? Luca Tiel, aiutami! Ok, se ne è sbattuta le balle sino a che non mi hanno attaccato tutti. Ah, nebbia. E appunto, sentinella flessibile. Che diavolo è? Gli facciamo un po' di danno, non troppo, però. Immagino se la possa prendere con entrambi. Però già che ci sono, io attacco qua. Non farlo girare così. Ah, ok. Beh, molto semplice con Lucatiel. Anima sentinella flessibile, va bene. Grazie mille, Lucatiel. Spero di aver fatto una roba buona. Nel senso,
Anche da solo ce l'avrei fatta tranquillamente, era abbastanza semplice. Però spero di aver portato avanti una quest a sto punto. L'unico mio pensiero va lì. Apriamo e vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Fiamma della piro... Oh! Ciao! Esamina. Ah. Quello è il navigatore praticamente, ok? Ma là che figo che è Sir Kasu. Si sa... Oh, è quello? Ah, ok, forse ho capito. Beh, è molto probabile che noi ora facciamo scendere scendere sto coso, ci saliamo sopra. Possiamo risalire là, lo facciamo subito. Olè. Vediamo un po' se ho ragione. Sì. Piano 5B. Bastiglia perduta, vedi? Ok, quindi ci avevo anche un pochettino di ragione. Vedete, sale di pochissimo, sale. Vabbè, sì. Ok ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Questo episodio è stato un pochino più tranquillo. Comunque sia, avevamo dei nemici abbastanza facilotti per le statistiche che ha ora Sir Kasu. Vediamo ora di esplorare la Bastiglia Perduta, visto che ci stiamo addentrando lì in mezzo. Vediamo come va. Quindi aspetta un po', se no non è la stessa cosa. Alla prossima.